arrivo diciamo con un microfono, però voglio raccontare la mia storia da questo momento. Io ero piccolina quando mia nonna mi portava in chiesa e sono stata la mascotte della chiesa di Pagliarelli, che ero piccola, e mi tenevano sempre accanto a loro, mi volevano bene. Poi il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo. Alleluia, quando ero piccolina ho gustato questa meravigliosa promessa. Ma poi ci sono stati dei disguidi in famiglia, perché una sera si pregava e quando uscivamo da una casa di una mia zia che avevamo pregato, una macchina ci stava investendo, a me e a mia nonna. Questo qua poi è andato da mio padre, gli ha detto che noi eravamo avvelati, che avevamo fatto qualcosa, che non vedevamo nemmeno la strada. E allora poi mio padre non mi ha mandato più in chiesa. Poi dopo tanti anni ho conosciuto mio marito e grazie a lui che adesso sono qua. Però l'invito che voglio fare a tutti i miei paesani è quello di accettare Gesù, di aprire la porta del cuore e aprire questo Gesù. È un Gesù meraviglioso, miracoloso, operoso, generoso. È un Gesù che lo puoi fare tu personalmente. Grazie. E di accettare la salvezza è la cosa principale. Questo Gesù fa dei miracoli e l'ha fatto veramente nella mia vita. E vi voglio raccontare anche, ho avuto tanti anni fa un intervento che insomma era tra la vita e la morte. È stato un intervento a un aneurisma alla carotide, che era una vena del cuore che andava al cervello, andava. Però io non davo importanza perché non mi faceva male la testa, però non gli davo importanza. Ma un giorno è venuto un medico di controllo a casa mia, mi ha guardato e mi fa: ma tu cosa c'hai a fare? Tu niente. Ma vai a vedere che questo qua non è buono. Se n'è andata a vedere poi quel primario là, tu dice hai una bomba addosso, dice, che dall'oggi a domani può scoppiare e puoi anche morire. No, io tutta questa gravità non mi sembra a Gesù. C'erano i miei parenti, mio marito, mia cognata, poi, e l'ha chiamata, dice, ma questa qua dice si deve subito ricoverare perché dice, è molto pericoloso. Io avevo i bambini piccoli e non potevo lasciarli, però l'ho lasciati. Allora c'era mia suocera che li guardava, mia cognata. E sono andata in ospedale. Quando mi sono ricoverata ho fatto gli accertamenti di sotto al pronto soccorso. Mi fa una dottoressa: scusi signora, ma vieni proprio qua a fare questo intervento, perché? E ci sono dei centri più sviluppati e vieni qua. E ho veramente detto: io ho fiducia prima nel Signore e poi negli uomini. Ma e sono salita sopra. Sono salita sopra, mi hanno ricoverato, però un po' di paura l'avevo, insomma, quella sera mi sono addormentata. La mattina è venuto il primario e mi fa: signora, già lei deve fare tutti gli accertamenti, insomma, si deve operare, ci vuole bisogno di sangue. Vabbè, noi ce l'abbiamo perché c'era mio marito e mio cognato che le davano il sangue. E ho detto: dottore, scusate, mi hanno detto sotto che proprio qua vengo a fare questo intervento, perché non vado in un centro molto più sviluppato? Ma non ti preoccupare, mi ha detto. Io non mi preoccupo, perché già ho pregato il Signore, quindi sono sicura. Io dico, questo amico qua che mi guarda, e sono sicura. Grazie, Signore. Vabbè, andiamo all'intervento, pregate durante l'intervento. No, gli ho detto, quindi l'ho tolto. Prima che volevo ringraziare il Signore che mi deve guardare, e vi deve benedire anche le vostre mani che lavorano sul mio corpo. Alleluia. E vi devono illuminare. Vabbè, fatto l'intervento e è andato tutto bene. Sono ritornata a casa. Quando sono andata a controllo, il primario mi fa: signora, mi ha dato un bacio. Ma signora, vi devo dire una cosa, questo è il primo intervento che si è fatto a Catanzaro. E io sono rimasta. E ogni volta che andavo a controllo, quasi per un anno sono andata sempre a controllarmi, ogni volta che mi guardavo,
entravo subito, lui mi baciava. Ma questo non era merito del dottore, è merito di Gesù. Amen. E l'invito che voglio fare, mettetelo alla prova, che lui vi farà uscire vittoriosamente in ogni nostra intesa. E il Signore sia onorato. Amen.